eccoci qui ragazzi, back at it su Fresh TV. Io sono Buebos. Qua è Mula. Oggi abbiamo un super format, dei super ospiti. Cosa portiamo oggi, Buebo? Oggi stiamo per portare il Drip or Skip, una rivisitazione di un format Drip as Hell. E abbiamo tre guest judge qui con noi stasera. Parto con il primo. Io, Asso, e la vostra ragazza già sono fuori. Cosa ve lo dico a fare? Let's go! Let's go! Abbiamo un secondo ospite caldissimo, lo sapete, Slime Juice. Lo sapete, Slime Juice, il reseller più fresco d'Italia. Fatemi vedere belle kicks oggi, eh. Assolutamente, assolutamente, broski. E qua abbiamo l'ultima girl, l'unica girl in realtà, super fortunata in mezzo a questi maschi, oppure siamo noi in realtà fortunati a essere in mezzo a lei. Sono Fabio, in Javi è il mio nome d'arte e ho 21 anni. Ok, ok. Oh. Siamo pronti a partire? Facciamo scendere il primo, ragazzi. Let's giri! Ok, vediamo da questa scalinata. Ok, accotto il microfono. Presentati. Sono King, Instagram King Ancho, vengo da Pordenone, blocco 12. E... Da Pordenone, blocco 12? Sì, sì, sì. Damn, bro. Quindi partiamo oggi con questo rate. Allora, io però sono bravo con tutti, fratello, io... Sai che sono positive. Ti do un 8, fratello. Dai, un 8 generoso perché sei del blocco 12 di Pordenone e quindi lascio la palla a quelli che lo sanno fare davvero. Allora, mi piacciono le scarpe, grazie. Mi piace la giacca, ma non mi piacciono i jeans. Devo essere proprio onesto, jeans custom così non mi piacciono molto. Io dico un 7. Ciao, brother. Piacere, Justin. Allora... ci sta, fresco. Però cambierei delle cose, ovviamente, del tipo appunto anche i pantaloni. Però tipo, comunque ci sta nel complesso. Come voto, anch'io 7. Allora, sinceramente sono d'accordo con i ragazzi per i pantaloni che magari sono quello che secondo me ha un po' rovinato l'outfit. Però io ti do un 8 perché te hai fatto degli abbinamenti secondo me eccezionali. Se cambiavi il colore del pantalone era un'altra cosa. Sì, ma era per supportare... Sai, quel blue jeans, se l'avessi cambiato con un altro colore, spaccava. Però ti do un 8. Stavo supportando la mia gente, quindi dovevo. Capito. Ci sta, ci sta. Questo è andato bene, eh. Oggi sei andato con dei voti buoni. Il mio voto non lo sente, però grazie lo stesso, fratello. No, no, tranquillo, tranquillo, bro. Diglielo. In realtà era anche per me un 7. Bella la giacca, molto bella. Gang shit, brother. Blocco 12, let's giri. Andiamo col prossimo. Ok, il prossimo scende dalla scalinata. Ok. Let's go. La palla, mio fratello. Presentati, brother. Mi chiamo Nico, ho 20 anni. Allora, Slime, proporzioni top, fit top, brand top. Se mettevi un occhiale diverso, ti potevo anche dare un 9. Però ti do un 8. Chill. Cioè, spacca, nel senso, cioè, però comunque appunto come dicevi tu, proporzioni on top, le G20 che comunque non le mettono in tante, capito? Cioè comunque spacca. Esatto, mi piace, poi la collana proprio con la spacca, brother. Grazie, grazie. Per me 9 più. 9. Allora, proporzioni appunto top, proprio cura nel dettaglio anche nel lasciare la zip, giusto che si vede la catenina giusta, sono tutte robe che vuol dire che ci hai pensato e ben spacca. Secondo me è un bell'occhio. Grazie. Per me invece hai spaccato, perché amo questo stile qua. I che hai scelto sono secondo me assurdi. Anche secondo me potevi valorizzare meglio gli accessori. Se sì, magari mettevi un altro paio di occhiali o qualcosa in più. Però per me è comunque 9. 9? Allora bro, tu già sai, cioè già fitti comunque una roba hard e io ho fatto con quella sci, quindi do anche un 9, fratello. Perché 10 grazie. Comunque è troppo, capito? Sì, cioè, sì, 10 giusto. È... Certo. Fai vedere lo zaino, per favore. Sì. 9 più. Grazie. Let's go. Ok, perfetto, fratello mio. Sei stato hard. Ok, passiamo al prossimo. Next one. Scenderà da questa scalinata. Ok. Wow. Yeah, man. Piacere, Montana. Da dove vieni, bro? Vicenza on the side. Ok, bro. Damn. Ok, partiamo con questo rate. Come dico io, per me è sempre difficile perché secondo me spaccate tutti, raga. Cioè, secondo me ognuno ha uno stile swag. Cioè, io tipo oggi sono praticamente in pigiama, ma è il mio stile, quindi siate sempre voi stessi. Quindi io ti do un 8, bro. Ti do un 8 perché Rick ci sta, bel fit. I like it. Secondo me potevi fare di meglio sulla cintura.
Che già lo sai. Concordo, ovviamente, concordo. Lo so, giusto, lo so. Lo perdonami, sai, perdonami. Il mio amore per le BB Simon, ahimè, ci voleva una migliore. Però mi piace, le Rick mi piacciono. Sì, sì, anche la mutanda mi piace. Sì, sì. Secondo me un 7 questo. Ciao brother, piacere Justin. Ciao bro, Montana. Allora, mi piace, mi piace. Ti dirò la verità, non è il mio genere di stile comunque, no? Perché comunque è tipo un po'... Com'è? CC Dark? Sì, esatto, esatto, esatto. Non è il mio stile, però comunque capisco il mood, no? Quindi per me 7 più 8. 8. 8, 8, 8, 8. Sì, sì, 8. Sì, 8. Mi piace. Grazie bro, grazie, grazie. Io ti dico, anche per me non è il mio stile, però secondo me se è il tuo mood... Per me è un 7, perché comunque spacca, capito? Però essendo non il mio stile non ti posso dare più di un 7, però spacca. Grazie, apprezzo lo stesso. Allora brother, tu mi hai ricordato che io ti avevo già visto e quindi dirò che ho visto tuoi fit molto più crazy. Non tanto nella scelta dei pezzi, ma più nelle proporzioni. Io sono un rompicazzo delle proporzioni, quindi scusatemi. Questo outfit ti do un 7, però appunto so che Rocky outfit da 10 più, capito? Quindi sappi che lo so. Ce sappi che lo so. Grazie mille fratello, un grazie applauso. Voi, grazie a voi. Akil, grande Montana. Ok, qua si swagga. Wow, wow, wow. Oh, damn. Vedo uno swag elevato. Ok. Passiamo il microfono a mio bro. Presentati Slime. Renea, su Instagram N4 trattattini in bassi. Allora parto io. Quella scarpa è incredibile, è undercover del 2000 cosa? Cover 2019. 2019 è un grail, spacca, il pantaric è crazy, maglia chrome crazy, panta Rick Owens. Rick Owens, Detroit Cut Luxor. Io ti do un 9 bro. Ci sta. Mi casa, mi casa. Però sai cosa? Tipo, mi piace, però troppo semplice. Tipo, io magari tipo, avrei messo tipo i pantaloni così, però di taglia più grande, molto più grandi, capito? Per tipo un attimo sbilanciare. Capito cosa intendo, no? Sì, però più larghi secondo me erano più crazy, capisci? Sì, più ingombranti, sì, 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 sì. Bro, di solito sti jeans vestono skinny, l'ho preso di due taglie più grandi. Ok, ok, ok. Sì, sì, no, no, però mi casa, spacca, spacca. Voto io ti do 8, 8, 8 più. 8 più non esiste. Allora, inizio dicendo che non è molto la mia roba. Mi piace la felpa, ma non so, i pantaloni appunto hanno un fit un po' strano. Cioè, capisco ovviamente che devono essere skinny, però cioè, li porterei più bassi, capito? Più scesi. Cioè, già soltanto quello cambierebbe molto. Però anche è vero che sei molto alto, ci sta, saranno enormi in realtà. Cioè, se li tiro più giù, fra probabilmente mi si vede tutto il... Quindi... No, no, quello c'hai ragione. Però si vede anche la cintura che è bella, invece così non è valorizzata. La cintura l'ho presa a Londra 3-4 anni fa. Sì, ci sta le cinture con i proiettili. Occhiali Balenciaga, ma non mi servono per vedere. Secondo me è un 8. Allora, per me i pantaloni sono il fit. Cioè, amo questi pantaloni, per me i Rick spaccano. Sinceramente mi piace anche come stanno, come fit. Avrei cambiato invece la giacca, magari avrei messo qualcosa di più... Perché anche secondo me è un po' semplice. Però i pantaloni sono quel fit. Ah, capito? Anche la giacca, se volete la faccio vedere. Se avevi la giacca, guarda, ti do un 8 se mi fa vedere la giacca. Vediamo dopo la giacca. Va bene. Andiamo, questa giacca veloci, veloci. Savage, super savage. Ecco, oh, vedi, vedi, Dio, vedi, questo vedi, è un fit. Questo già, bro, è un altro discorso. Già così cambia, brother. Ora hai qualcosa di oversize che completa col pantalone, secondo me. Prima con la felpa, un po' meno. Adesso, secondo me, spacca. Allora, io prima ho pensato, arrivo con la giacca, poi me la tolgo. Poi ho detto, sì. Cioè, ho pure i cavi dell'iPhone che... Guarda, così spacca. Fanno parte dell'outfit. 8, con la giacca 8. Allora, io, bro, ti do un 9, fra. Perché tu swaggi durissimo, bro, e... Ti meriti un 9, bro. Guarda questo cavo, Dio caro, non so dove è. Questa giacca... cioè, te l'avrei dato anche senza giacca, però con la giacca comunque stai su. Cioè, questa giacca, shout out mio padre. Grande, papo. Arriva dagli anni 90. Spaccato, grazie, fratello. Hai spaccato. Grazie, broski. Ok, chi abbiamo qui? Chi abbiamo qui? Chi abbiamo qui? Ok, ok. Ciao, sono Giovanni. Da dove vieni, bro? Milano, bro. Ok, mio fratello. Questo è il fit... Ok. Abbiamo delle Bape sta per delle Campus per Bape. Poi abbiamo un jeans di 5 MC2. Bravo, già che mi elenchi le cose, che mi spieghi il tuo fit,
Mi piace, bravo, è così che si fa. Abbiamo una long sleeve semplice di Uniqlo, una camicia in flanella vintage, gioielli regalati, cappellino senti season. Tu bro sei un cool kid, fratello, quindi io ti do un 9 super abbondante, perché io sono buono con tutti, quindi io cerco sempre un po' di sbilanciare i loro voti che sono più bassi. Però bro, tu sei un grande, perché è il tuo stile, è tuo, è unico, si vede che tu sei in confidence con questo swag, quindi bro, pimpati questo 9, fratello. Allora, io devo essere onesto, non mi piace. Perché? I pantaloni sono troppo baggy rispetto alle scarpe, che sono stra slim e sembrano proprio delle ciabatte, non fittano bene. Sopra semplice, cioè già capito, la flanella mi piace, cappellino pure. Grazie. Ma nel complesso non funziona secondo me, perché le scarpe proprio l'ammazzano. Va bene. Quindi io vado di insufficienza qua, questo è un 5. Allora, ti dirò la verità, a me, cioè comunque io non mi vesto così, no, di base, cioè comunque io sono uno molto dettagliato, molto, diciamo, più ingombrante, diciamo, però ti capisco, capisco il tuo punto di vista, cioè spacca. Nel tuo punto di vista, ecco, tipo comunque è un mood, capito? Io personalmente, no, cioè, vedi, no, io sono, cioè, tutt'altra cosa, però nel tuo mood ci sta. E ora il voto è un casino, perché comunque, come tu hai detto, a me, non mi, cioè, io non mi vestirei mai così, però lo capisco. E quindi, sai che mi ricorda poi anche, mi ricorda un po' Gulli Guileo, sai chi è? Sai chi è Gulli? Galli, esatto. Non sai chi è? No. Ok. Vabbè, comunque nel complesso, 7. Grazie, comunque, bro. Alla fine, cioè, è pulito, sei un cool kid. Allora, secondo me è bello, ci sta il tuo fit. Grazie. Però per me ciò che fa un fit è anche comunque come lo porti. Comunque anche questo fa tanto. Secondo me questo che un pochino rovina il voto che ti do. Ti do un 6, però mi piace il tuo mood. Ma potevi magari giocare con questo mood in un fit che ti stava di più, capito? Facevi più scena. Così magari... Va bene. Ok. Allora, parto dicendo che apprezzo, perché ti sei vestito come ti vesti normale, capito? E quindi, cioè, capisco che è davvero il tuo mood, capito? Che è una cosa importante. Nel complesso mi piace la scelta, ma non mi piace come ti sta tanto. Cioè, secondo me puoi giocare un po' di più sulle proporzioni, puoi giocare un po' meglio su quelle cose, però la tua scelta è good, quindi io ti do un 7. Grazie, raga. Grande, ciao Gio. Tutti possono rappresentare il proprio stile, quindi questa è la cosa bella. Cioè comunque anche vedere, no, queste differenze, esatto, di swag, di rappresentazioni di loro così stessi. Io cerco molto di immedesimarmi in loro, no? Dico, cioè, se io fossi loro mi sento confident, quindi magari do un voto anche proprio per quello, perché vedo che è una roba proprio loro mood, davvero, no? No, questo lo dobbiamo usare noi. Ok. Però inizio io. Mio fratello, madonna che swag che hai, fratello, presentati. Marco Covoni da Ferrara. Da Ferrara? Ok. Da Ferrara. Allora bro, ti dico già, cioè mi fai volare. Cioè dico, grazie, già grazie. È killer la situa. Mi piace un botto, capisco la reference, capisco il mood, un po' tipo Luke Buvo, com'è che si chiama quello lì, tipo russo, crazy, che fa quei no, video strani. Ok. Frutto tipo della mia fantasia, semplicemente. Però spacca, era più una cosa mia mentale, magari per chi ci guarda, per capire un po' la wave. A me piace un sacco bro, questo mix match, approvo. Unica cosa forse che avrei cambiato, l'unica, è il colore dello short. Avrei messo uno short di un jeans diverso, perché così, cioè tipo slavato, così non slavato, mi cazza un po'. E il coso viola era bellissimo, quel pull peluche, l'avrei fatto uscire di più, magari con uno short chiaro, tipo jeans chiaro. Comunque mi piace un botto, per me è un 9, mega creativo e spaccato bro. Grazie, grazie. Allora ti dirò, nel complesso comunque è bello, però secondo me è un po' troppo forzato, no? Tipo, tu così, sincero, ci usciresti mai? Sincero, proprio sincero. Ah, cioè, oggi l'ho fatto. Perché c'era il Joy Porsche, però di base tu esci così? Alle volte sì, alle volte no, dipende da come mi giro. Ad esempio a scuola, giorni qualunque, no, mi vesto in modo diverso, più tranquillo. Cioè, comunque sì, come diceva appunto Webos, che è creatività, spacca. Però secondo me è un po' troppo forzato, sincero. Secondo me, tipo, è fatto solo per, tipo, comunque... oltrepassare il limite, appunto, perché magari veniva qua. Quindi okay, tipo, non so, io gli darei... Io non penso che magari tipo tu ci usciresti magari per, appunto, per andare a scuola, o comunque farò così. In serata l'ho fatto. Ok, vabbè, sì, ok. Però sì, nel complesso comunque per la creatività comunque ti darei un 8 più, 8. Primo che vota sempre comunque bello generoso, perché cioè, non c'è conversazione. Sicuramente non usciresti così per andare con una pischella fuori, capito? O con un pischello fuori, capito? Mentre, cioè, tutti noi che siamo vestiti qua, tutti noi ci vestiamo così per uscire, per anche a casa, capito? Quindi forse anche per quello che il nostro parere è un po' influenzato su quell'aspetto. Quindi, però comunque resta hype shit. Allora, ti dico che è coerente col personaggio, quindi questo è da apprezzare, ma io non ci uscirei mai, cioè è proprio un po' forzato anche secondo me, non ci uscirei mai.
però è coerente col tuo personaggio. Diceva la roba del lavaggio, stona un po', cioè banalmente che cambiavi quel jeans sopra, però l'idea ci stava, le scarpe attirano l'attenzione sicuramente. Nel complesso, proprio per la roba di swag tuo, ti do un 7. Io sinceramente mi sento di votare anche per la tua creatività, perché per me hai spaccato. Te lo dico già, ti ho visto prima e hai spaccato. Io amo questo Grazie. Stile. Ok. Sono d'accordo sul fatto che magari sono capi che uno non porterebbe ogni giorno, però te in questo momento volevi esprimere al massimo il tuo stile e la tua creatività. Quindi per me è 9. Io replico questo 9, bro, perché tu, bro, hai swag. Cioè, io allora capisco che chiaramente slime, cioè, comunque, ovvio, non vai a scuola vestito così, perché sennò ti creeresti scompiglio scolastico. Cioè, distruggeresti la scuola dallo swag, anche capito? Per quello. Però, bro, apprezzo un botto perché anche la cravatta. Cioè, è swag, bro. Cioè, non ho mai visto nessuno vestito come te, quindi ti non ho visto soltanto per questo. Perché, cioè, in giro comunque non ho mai visto un. Di cos'è la tua maschera? Di un lupo. Un lupacchiotto selvatico in giro così, capito, con questo swag. Quindi io ti do 9 per questo. Grazie ragazzi. Ok. Ok. Io sono Dandio, vengo da Vicenza. Il mio fit è un po' ispirato al mondo di Nigo, Pharrell Williams. Infatti sei swaghissimo, bro. Infatti pimpi uno swag, bro, che stai killer, fratello. Damn. Damn, damn, damn. E con la ne hai, frate? Ah, sono tutti collab di Instagram. Ma non sono tipo fake ice? Uno è di Playboy, col dollar. Damn, bro. Cazzarola, perché dare 10 è difficilissimo. Cioè, comunque, dare 10 è proprio esagerato, capito, no? Mi sentirei troppo un benefattore. Ti do 9, bro. Ti meriteresti un 10 perché il tuo swag così, con quel cappellino rosa, bro, col tuo stile, cioè... Ti do 9 soltanto perché, appunto, mi sentirei un po' forzato a darti un 10. Però ammetto che stai proprio nella bag. Stai nella bag. Allora, fino ad adesso è quello che mi è piaciuto più di tutti, perché è proprio la mia roba. Cioè, è molto, appunto, come diceva lui, ispirazione Nigo. Vabbè, questi capito, capito. Cioè, sì, e poi Jordan 13 con le linguette così, molto alla... Sono i He God Game. Sì, sì, questo è un 9 senza dubbio. Grazie, grazie. La giacca è Visu? Sì, è Visu, Heritage. Sì, ma i dettagli, bro, i dettagli, i dettagli. Spacca, nel senso. Grazie, grazie, grazie. Anche 10, secondo me 10 anni. Sì, ma spacca. Ma sai perché? Sai perché? È proprio tipo nel mood, cioè proprio appena lo vedi, poi sai il cappellino? Proprio anche tipo girato, proprio com'è. Poi tipo il materiale è strano, posso toccarlo un attimo il cappellino? Com'è? Posso toccarlo un attimo? Sì, sì, sì. Prego, prego. Cioè, in realtà sarebbe da donna. Però va bene. 10. 10. È da donna, sì. Ok, 10. Grazie, grazie. Per me hai spaccato. Ti do 9. Perché comunque spacca. Apprezzo, apprezzo. Ok. E i brand che hai scelto sono assurdi. Poi quel cappellino fa il tocco proprio perfetto. Veramente, 9 meritatissimo. No, apprezzo davvero. Perché grazie. Anch'io non mi sento di darti in 10 perché... No, 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 ma giusto, giusto. Anzi. Qualcosa che se vedo... È il mio stile, capito? Però 9 meritatissimo. Ah, veramente. Allora, brother, io sarò super sincero con te. Vai, tranquillo. Io sono proprio un conoscitore, cultore di questa shit. E il tuo outfit sarebbe stato per me un 10, ma la cintura... Cioè, mi hai rovinato il mood con la cintura. Cioè, bastava una cintura delle super chicche, una cintura di bondage, una cintura, cioè, ma anche comprata al mercatino a un euro col dollaro, con quelle che giravano con i cose. Cioè, anche così per me sarebbe stato un 10. La cintura per me riporta l'outfit a un 8. È più, cioè, comunque io vesto anche un po' magari sullo stile Chief Keef, comunque 2013 polo così. E quindi, no, ma in realtà ho capito benissimo la scelta, spacca, bro. Infatti ti ho detto, per me con una cintura qualsiasi altra sarebbe stato un 10, giuro. Benissimo, però ti do un 8 comunque. Giacca e Visu crazy, multi pocket e Visu incredibile, quello un bel pezzo. Complimenti, brother, hai spaccato. Oh, grazie mille, grazie, grazie. Andiamo con il prossimo, ragazzi. Ok, madonna, broski, tu damn, che... wow, presentati, fratello. Piacere, io sono Dario, su Instagram Dario con la I, Dario 2M con la X al posto dell'A. Se volete vi racconto. Vai, raccontaci un pochino, vai. Il mio outfit.
Allora, i piedi, ecco boots della Crocs, questi qua, fate i compiti, in Italia non li conoscete. Qua, prolungamento del pantalone della Decathlon, siamo nel budget. Vintage Levi's del mercatino, collanina vintage degli anni 80, direttamente dalla mamma. Poi abbiamo la nostra Bullet Bell, questa qua di Amazon, bellissima. Mi dispiace. Bella, bella, anche se di Amazon spacca, vai. Poi sopra, vabbè, questo qua, sempre anni 80, made in Italy, è semplicemente la cintura di un vecchio trench coat. Poi Hipsta, torega perché c'è freddo, l'accetto della scarpa, volpino, scusate, cioè, ci metto tanto perché è acchittato, smanicato sempre, pelecchio regalato dalla zia. Abbiamo, non so se non mi sono ancora girato. No, beh, incredibile. Se non mi sono ancora girato, mi dispiace. Mammut direttamente dalla scout. E mi manca il cappellino. Temu. E alla fine questo non ne ho idea. Mercatino. Allora, diciamo mercatino. Inizio io. Color palette mi piace un sacco. Colori fighissimi. Stanno strabene. Anche la scelta delle cose tipo Decathlon, Kipsta, così fotto un sacco. Infatti questo l'ho preso alla Decathlon. Peso. Anche la creatività spacca. Ti faccio una domanda che mi ha ispirato Justin prima. Tu ti vesti così anche per uscire, comunque? Molto spesso. Esatto. Molto spesso. Io ti do un 9. Mi piace un botto lo swag. Percepisco che ti vesti così perché tu vuoi vestirti così, che non te ne frega un cazzo dei trend, delle robe, passeggere. Mi piace. 9. Bello, bello. Mi piace. Anche proprio le proporzioni, comunque. L'unica cosa che non mi piace a me, proprio in generale, delle persone quando fanno tipo il... fatti i compiti. Queste cose qua non piacciono. Quindi proprio... mi fa rovinare il mood della persona. Cioè prima dicevo cavolo, ci sta, lit. Però okay. Capito, nel complesso, bro, io comunque sono molto sincero, capito? Nel complesso, bro, casa, cioè nel senso, colori abbinati perfettamente, tutto matchato. Però magari, capito, mi evita di dire tipo fatti i compiti qua. Sì, va bene, va bene. Nel complesso sì, 9 anch'io. Bella Dario. Bella Giusto. Tante dirette insieme su TikTok. Tanti bacioni. Allora, so che ti vesti davvero così. E questo, cioè, confermo, è vero. Si veste davvero così. Però non mi piacciono molto le proporzioni a sto giro, perché la magliettina corta così mi ammazza un po' il fit, me lo spezza a metà. Invece qualcosa di baggy sopra, magari, cioè un po' più largo sopra, poteva funzionare meglio secondo me. Sembri anche un po' lo scoiattolo dell'era glaciale, cioè capito, soprattutto con il coso dietro. Okay. Cioè sta roba, infatti, mi piace. Ti dirò la verità, aggiungo un dettaglio che ovviamente non voglio fare, come prendo il consiglio che mi ha dato Justin, non faccio il fenomeno. E vi dico che secondo me fare un outfit dove uno si ispira a un qualcosa, che sia un ambiente naturale, un animale, in questo caso può essere il mammut, o prendete, non lo so, una vibe e cercate di ricrearla all'interno del vostro outfit. Poi io non so niente, non siete dati ad ascoltarmi, io vi do i miei personali consigli. Secondo me, mi piace la cintura però, che riprende anche un po' il nero delle scarpe, cioè ovviamente non è il mio stile, però è il tuo stile, quindi un 8. Però perché nel complesso comunque non è un outfit che swaggerei, però nel tuo stile. Io ti dico, sono come te sul fatto dell'abbinamento. Io amo quando vedo qualcuno che riesce a abbinare cose che prende da mercatini, vintage, e questo è quello che vedo, veramente, per me hai spaccato. Ti dico, mi piace anche molto il fit, come ti sta, perché l'ho detto prima, per me un outfit fa tanto anche il fit, come sta una persona. Per me il fit è assurdo. Poi anche il fatto di ricreare personaggio, una vibe che vedi, ti capisco tantissimo, io lo faccio tantissimo. E per me è meritatissimo questo 9. Va bene. Grazie, grazie. I feel good. Tu, bro, hai stile, fra, sei un grande. Cioè, sei un po' questo tuo modo di fare così, bro. Però comunque è un fit che è hard. Cioè, sincero, non ho mai visto questo fit in giro. Quindi tiro anche un 9, fratello. Un 9 meglio, anche meglio da parte mia, proprio perché sei super originale. Non ho mai visto questo fit e quindi super meritato. Ok. Swagganno con, secondo me, un budget di massimo 150 euro. Sì, siamo sui meno di 200 euro perché le scarpe sono, esatto, 130. Esatto, proprio per questo. Per me sei l'esempio veramente di quando dicono che per avere stile devi avere soldi. Secondo me, vabbè, figurati. Comunque, vabbè, per me ha parlato lei, quindi... Fighissima anche questa cosa dell'ispirarsi a delle cose. Continua a farlo, grande brother. Ci vediamo dopo. Un applauso. Grazie mille, bella rega. Next one. Numero 9, ok, ci siamo. Jovi the Flash, the ball, blocco 12. Blocco 12? Sì. I pantaloni, quelli di prima, li ho disegnati io. Faccio un po' di pantaloni e un po' di cose. Faccio un po' di pantaloni, è la mia, diciamo, arte.
Tu Broski è un fit che, cioè, mi piace un botto. Cioè la palette era proprio veramente totale. Mi piace un sacco. Grazie. E ti do un 9, bro. Proprio grazie. Perché sta in palette. Sei un gran, cioè, hai tu la fitti bene. Comunque sei anche alto, così mi piace. I like. Cioè, avresti potuto magari mettere qualcosa in più, capito? Però in realtà, se tu sei così, sei così. Cioè, quindi io oggi sono in pigiama, quindi perfetto, fratello. Tiro un 9. Allora, la palette mi piace molto. Mi piace molto il maglione con la giacca. Okay. Stanno proprio bene di colori. Non mi piacciono, cioè, non mi piacciono molto. Cosa sono, stivali? Sì, non mi piacciono molto. Secondo me è tipo una bella scarpa chunky qua, la svoltava. Però nel complesso clean, bel fit. Grazie. Secondo me è un 8 nel chill. Molto molto pulito, cioè proprio cleanissimo, proprio ci sta. Colori abbinati perfettamente, anche le proporzioni. Secondo me io un 8 invece do. Un 8. Grazie. Sì, sì, sì. Anche per me, cioè per me sei molto clean. Se dovessi scegliere un outfit clean, bello bello, sceglierei uno come il tuo. Grazie mille. Perché spacca. Però ti do un 8 perché comunque potevi fare magari di meglio, okay. Ma assolutamente spacca comunque. Grazie mille. Bro, l'outfit è crazy, però avrei voluto vederti rockare qualcosa di più particolare, perché okay. Comunque c'è una personalità figa, okay. Ho visto il tuo profilo, spacca un botto, quindi cioè, secondo me dovresti esternare ancora di più quella roba, non so come lo deciderai tu poi nel corso del tuo progresso, però bro, io ti do un 7. Grazie mille. Proprio perché so che secondo me potevi anche questo mood così clean esprimerlo ancora meglio. Okay. Comunque molto bello il fit. Bravo, grazie, brother. Ok, passiamo alla numero 10, ragazzi, che scenderà da questa scaglionata di Fresh TV. Ah, ok, una ragazza. La prima ragazza del giorno, ragazzi. Damn. Ti What's diamo up? Il microfono, presentati. Ciao, sono Penelope, Flossy Penny _ su Instagram. E... yeah, that's me, pretty much. Allora, a me piace un sacco il fit, grazie. Molto figo, le proporzioni, le reference. Mi piace un sacco il fatto che hai tagliato la maglietta, perché era gigante quella maglietta sicuramente. E quella cinta è un pantalone, è una cintura, no, di Dolce Gabbana. No, questa è una cintura vintage, okay. È omologata al pantalone. Per me è un 9, non ci sono tante, grazie, ragazze che drippano così, mi piace. Thank you. Sicuramente... potevi giocare ancora meglio sui dettagli conoscendoti, cioè conoscendo un po' il tuo drip, però è un 9. Grazie. Molto molto bello. Inizialmente quando sei scesa pensavo che i pantaloni erano di Dolce Gabbana, però okay. Spacca, sai perché? Perché ci hai fregati, yeah. Hai messo due cinture quindi sì. Nel senso, secondo me... Grazie. Come voto anche un 9, perché comunque appunto okay. Ben dettagliato, cioè anche gli orecchini belli grandi, mi piace. Grazie. Mi piace, bravissima. Swag, ti piace. Thank you. Mi piace, ma avrei cambiato una cosa. Okay, secondo ovvero... me poteva fare tanto, ed è la borsa. Ok. Una yeah. Bella borsetta rosa. Yeah, non ma faceva anche parte grande, del fit, era per comodità. Quello ci sta assolutamente. Mm-hmm. Però nel complesso spacca, le Timberland spaccano. Grazie. Tutti gli accessori spaccano, quindi anche secondo me è un bel 9. Grazie. Allora, per me gli accessori sono quello che hanno reso quest'outfit qualcosa di pazzesco. Do un 8 anche io. Per me la borsa, se la cambiavi, facevi okay. Qualcosa di più. Però spacca. Anche una cosa da... devo dire che il trucco pure matcha un sacco. Grazie. Una faccia da bambolina bellissima, davvero. Thank you. Ok, Penelope. Mi piace il fit, baggy, grazie. Comunque swag. Ti do anche un 9, come la mia gang. Grazie. Hai spaccato e... brava, almeno porti qualcosa di diverso. Cioè, nel senso, non sei la classica yeah. Ragazza che si veste sempre uguale, no? Quindi, apprezzo. Swag. Grazie. Ok, fratello. Sono Eris, vengo da fuori Milano, in provincia di Como, e niente, 20 anni, questo è il mio fit. Allora io bro ti do un 9 fra per la cravatta, per il tuo stile, non mi piace tanto come fitta il panta, sincero, devo essere onesto, cioè fitta quello devo dire, hai ragione. Cioè deve fittare, bro, capito, cioè già lo sai. A mia discolpa posso dirti, è un modello vintage da donna, più largo, sarebbe stato più largo sui fianchi, non sono riuscito a trovarlo. Però... potresti fittare meglio quel boots, capito? Però comunque ti do un 9 perché sono... grazie mille. Sono un bravo ragazzo, benevolo con questi thanks. Swag boys. Anche a me non convince il panta, ma per la questione non tanto di come cade. Sì, ci stava un po' più largo, ma secondo me è troppo alto in vita. Però è roba tua. Cioè, sono un po' stretto, è vero.
cioè ti fa un po' immanicato, poteva fittare meglio. Okay, mi piace la cravatta, anche la giacca. Grazie. Mi piace croppata così, cioè è proprio la tua roba, poi tu sei sempre pieno di accessori. Grazie. Di perle, di tutte ste robe, dread, lasciamo stare. Per me questo è un bel 9 perché è la tua roba. Grazie mille. Omi, bravo, complimenti. Grazie. Nel senso, no cap, cioè spacca. A me piace assai, anche le proporzioni comunque. Tipo la camicia tipo un po' bruciacchiata sembra tutto. Sì, questo l'ho fatta io tipo 2 giorni fa. Hai fatta tu? Sì, ho smesso di bruciare la camicia. Complimenti, mi piace assai. Grazie. Magari tutte le collane in perle. Soprattutto sai cosa? Che magari non c'entra, però a me piace. Tipo qua il biondo, che tipo... cioè comunque... il complesso, bro. Okay, okay. Complimenti, bravo, spacca, mi piace. Grazie. Per me è un 9. 9 è tutto proprio... Grazie. 9. Allora, io noto tanto i particolari in un outfit. Questo fit vedo tanta creatività e tanti particolari. Grazie mille. E molta fantasia. Questo è quello che tendo a premiare, infatti ti do 9. Perché anche se non è il mio mood, ma vedo qualcosa che uno esprime al 100%. Quindi meritatissimo. Buhebos. Allora, ma bro, ti dico subito, io anche ti do 9, però sì, quel pantalone puoi trovare il modo di farlo fittare meglio. Cioè, dico proprio anche direttamente questo pantalone, conoscendoti, cioè basta che lo tagli leggermente in verticale e già si apre un pochino in fondo e non devi neanche farci chissà che cosa, già fitta totalmente diverso. Devo chiedere a Osluvedo quando mi cuce vestiti. Esatto, che lui ti fa perfect tailoring. Sì, sì, sì. Per me è anche un 9 perché comunque è super creativo, super unico, scelta di colori fighissima. Cioè la cosa che mi piace è che tutte le volte che ti vedo sembri una skin di Fortnite, bro. Cioè te lo giuro. Grazie mille, brother. Grazie. Ok. Ciao, mi chiamo Edoardo Osluvedo in the building. Artu. Allora bro, io non ho dato neanche un 10 oggi, il mio 10 lo prendi tu. È per questo che ho portato lui. Direttamente, Artu è incredibile, cioè è perfetto in tutta questa composizione. La giacca di Marni per Uniqlo è fenomenale, le Timberland sono assurdi, le proporzioni sono perfette. Appreciate it though. Perfect, questo è un fit perfetto, unico. È un 10 da Buebos. Spacca, bro. Bravo, bro, un 10 spaccato, appunto, concordo con la storia, bro. Buebos. Cioè, i team spaccano. Le team. Bravo, brother. Bravo. Ti devo dire che la borsa l'ha svolta. E la borsa è quella. Quella proprio l'ha svolta. Poi è proprio lì, tranquillo. Non si lamenta. È l'innonchalance. No, però il fit spacca. Le Timberland sono una mina. Mi piace il fatto che non c'è neanche un blu uguale. E quindi vanno bene tutti, capito? Qua ce n'è un altro. Capito, vanno bene tutti alla fine. Per originalità, per il cane, per tutto, 10, sincero. Wow. Chill. Allora, te mi corrompi perché mi porti lui che drippa un sacco. Veramente, questo outfit per me, ti ho detto prima che non davo 10 se non vedevo il mio stile, però io ti do 10 perché, cambiate idea, grazie, perché tanta roba davvero. Poi i colori come li hai veramente cambiati, anche un blu che di tonalità va a variare, secondo me ha fatto quello bang, che bang. Bang bang, hai detto tutto, giuro. Meritato, però. Allora, io però ti do 10 anch'io, fratello. Cosa potevo dire? Darti di meno, diretto, fratello. Anzi, in realtà ti do 10 anch'io. No, fratello, più che altro perché hai troppo swag, il match assurdo, totale, bro, totalmente top. Ci vediamo dopo, fratello, vediamo dopo, bro, che spaccato, bro, davvero, bro. Top swag. Ok, ragazzi, siamo giunti alla semifinale di questo Drip or Skip. Ok, qua è Fresh TV, quindi ragazzi, mi raccomando, iscrivetevi, mettete like, commentate e soprattutto, raga, quanti like dobbiamo raggiungere con questo video? Minimo 100.000. 100.000? Perché? Ok. Mica, ma guarda, cioè, spaccano, cioè, nel allora, senso... Allora, Justin setta questo obiettivo, 100.000 like, ragazzi, eh? Minimo! Esatto. Okay. Tanto, raga, minimo, state ready e andate a seguire soprattutto i nostri giudici e la pagina di Fresh TV. Assolutamente, ragazzi. Torniamo con le semifinali. Adesso abbiamo scelto insieme alla nostra giuria 6 semifinalisti che si scontreranno 2 versus 2 fino a capire chi sarà il vincitore di questo format. Ok, quindi
facciamo scendere la prima coppia di questa semifinale. Let's go. Allora, per chi non capisse come sta funzionando la cosa, andremo a dire drip or skip uno a testa. Abbiamo selezionato ovviamente, diciamo, i migliori, quelli che hanno avuto punti. Esatto. Sostanzialmente adesso si scontreranno tra di loro e noi decideremo chi drippare e chi skippare. Partendo da lei, io ti do un drip. Ti do un drip. Okay. Do un drip a te e skippo te. Solo perché è difficile, bro. Cioè, difficile. Non è una questione di... Per oggi ho questo film un po' più newyorkese, un po' più vibe, più 2000, così lo preferisco in questa mia epoca. Quindi ti do un drip a te, purtroppo devo skipparti. Ma comunque, bro, cioè, okay, tu hai troppo swag e vorrei fittarmi io come te, bro, per quanto swag. Cioè, quindi sei unico, bro. Killer davvero. Allora, però io drippo Dario e skippo lei. Sarà che lo conosco e tutto, non so... Proprio so che è coerente col suo personaggio e... Ok, credo, ok. Capito? Uno a uno. Io proprio a pelle direi Dario, ma perché proprio è particolare, capito? C'è una cosa che comunque, quando tu lo vedi nel cammino, dici, ma chi cazzo è questo che vede tutto sto coso qua, capito? Quindi, e a me piacciono queste cose, quindi io personalmente Dario. Ma non perché, no, cioè, anche te spacchi nel senso, sì, però Dario. Lo sai, Dario, io ti ho dato 9, quindi... L'ho già detto anche a Penelope, per me te sei la creatività, cioè io sono come te, prendo cose di qua e di là, mi ispiro, quindi assolutamente drippo te, mi dispiace, ma non per qualcosa, perché vedo più creatività, vedo più me stessa in Dario. Non devo neanche votare, perché vedi, ce l'abbiamo. Grazie mille, Dario passa al prossimo Dario turno. Passa al prossimo turno, Penelope. Un applauso. Un applauso, ragazzi. Minchia. Ying Yang. Ai. Parti tu, Buevo, adesso, eh? Allora, parto io. È difficile, bro. Allora, è difficile perché vi spiego. Dripperei Eris per la creatività, ma per come fitta l'outfit, sì. Devo drippare Fede. Quindi drippo Fede e a questo giro skippo Eris. Cioè, spaccato comunque tutti e due entrambe. Cioè, complimenti, ripeto, complimenti. Tu, Eris, spacchi. Anche tu, brother, ti chiami? Nico. Però io dripperei Nico, ma perché appunto proprio è un mood che diciamo che tipo in Italia c'è ben poco, secondo me. O perlomeno c'è, però sai. Vabbè, anche Eris non c'è tanto in Italia. No, comunque. No, ovvio, assolutamente, però... sì, assolutamente sì. Però anch'io, no, spacca, anch'io spacca, ti do ragione, sì. Comunque. Però anche tu, cioè, brother, tu spacchi, cioè. Però io, a sto giro per me... Nico. Siamo 2-0. Ecco. Slime. Bella raga. Allora, io personalmente sono più su quella roba. Ok. Quindi io do drip a Nico e skippo Eris, nonostante la creatività, il suo stile unico e tutto. Ma questo è figo, anche tutti gli accessori mi piacciono. Cioè, lo indesserei, capito, questo. Quello di Eris è strapersonale come altro, ovviamente può. La cosa bella però è che può swaggarla solo lui. Anche perché è tutta roba custom fatta da lui. Vero. Esatto. Allora, io sono sincera, anche io voterei Nico, non per qualcosa, sono la prima ad andare, quando guardo creatività, ad andare lì dico wow, cioè continua così perché te sei stracreativo, però per come si avvicina al mio stile Nico è qualcosa, poi come lo fitta, io vedo questo ragazzo così, vero, spacchi, giuro, spacca un botto, quindi devo essere sincera, okay. Poi comunque non facevo, insomma comunque già 3 voti, quindi va bene. Allora io, raga, esatto, vabbè. Io voto Eris soltanto perché, bro, allora io principalmente mi vestirei più in questo momento come Nico. Però in realtà Eris lo voto perché uno non può tornare con questa sconfitta così. E due perché non se lo merita, raga. Hai ragione. È comunque 5-0, grave. Eris, per farlo sapere al pubblico, è comunque stato l'outfit con la seconda votazione più alta di tutte. Quindi lo sai anche tu adesso. Quindi comunque. E voto Eris per questo, perché è unico stile, nessuno lo vedrà più mai in giro così. Come Nico, ce ne sono pochi, però. Pochi fatti bene, però appunto diciamo che è più unico vedere una cosa come okay. Eris, quindi okay. Spaccate entrambi, raga, poi Nico già lo sai, eh. Ciao fratelli, raga. Un applauso, raga. L'ultima coppia, quindi vediamo un po' come sarà la situazione. Vediamo. Situazione, raga, è drammatica. Blu contro blu. Io, raga, onesto, dico che è difficile, dico che non me la sento di votare. Cioè, fosse per me, il mio voto è che non posso drippare o skippare. Cioè, io sincero, io drippo tutte e due. Allora, secondo me,
questa qua, cioè onestamente poteva essere una finale e mandarne uno a casa troppo drammatico. In me non sono skippabili. Cioè, casualità ha voluto che scendessero loro. Anche secondo me se ce l'avete qua è dura, ragazzi. Io ho visto sinceramente rimanere direttamente in finale. Sì, raga, assolutamente. Anche io la penso così. Ragazzi, siete rispediti direttamente in finale. Li vediamo. Un applauso, raga! Oh! Per questo super special! Io raga, sincero, difficilissimo perché lo swag tu heavy, però comunque ti meritavi un voto te. Io ti drippo, scusami Fede, ma cioè nel senso io sto più nel tuo mood, cioè io se dovessi avere un armadio fitterei il tuo fit, però questo è troppo unico, quindi ti meriti un drip slime. Prima è passato Darione. A sto giro però Nico merita di più di andare in finale secondo me, perché quel fit proprio funziona, proporzioni perfette, brand azzeccati, non c'è niente fuori posto, è perfetto così. Dario, swag unico, chiaro, quello sempre, ma appunto scelgo Nico. Difficile. Io sono sempre quello che comunque cerca di capire sempre il mood delle altre persone e comunque tipo mettermi... Quindi allora, secondo me Nico... Ma perché se io magari tipo dovessi fare serato o altro mi vestirei da Nico, più da Nico che da... Però bro, tu sei spacchi bro, anche qua i dettagli, cos'è? Un corda? Minchia, peso, bravo. Però sì, come dicevo prima, se magari devo fare, comunque devo andare magari a uscire, fare cose proprio... Sai chi mi sembra lui? Uno degli amici di Playboy Carti, sai tipo i video che... Esatto, giuro, esatto, quindi... Quindi sei Nico, però bro, spacchi. Ma per me qua è tanto dura, perché tutte e due, ve l'ho detto prima anche singolarmente, vi avvicinate al mio stile, letteralmente. Lui per la creatività, te per il mood, per il fit, che spacchi, diceva anche Justin, sembri un amico di Playboy Cari, giuro, davvero, tanta roba. Però qua è... Io sinceramente mi sento di passare Dario, ma non per qualcosa, te per me sei perfetto. Però per la creatività di Dario, che è quello da cui sono partita io. Quindi per me passa Dario. Io personalmente, cioè, ho dietro di me sia un Dario che un Nico, capito? Io dicevo, vedo due personalità diverse di me, vedendo voi due. Poi insieme accanto, spaccate. Allora, sarò sincero, solitamente avrei, cioè tipo, sempre tirarmi oggi avrei 100 Dario. Sempre tirarmi avanti. Però cazzo, Nico mi ha bloccato sto fit che sincero, ci sono... Tantissime persone che cercano di lottare con Nito quando stune lo lotta con Nito. Bro, ti interrompo un attimo. Cosa vuol dire sempre tranne oggi? Non ho capito. Che oggi avendo in parte questo outfit qua, mi è difficile, capito? Okay. Cioè, se avessi avuto in parte un altro outfit avrei scelto quello di Dario perché è troppo unico, è troppo crazy, è troppo dettagliare, è troppo crazy. Dirò cazzo tutto. Ma sai perché poi è crazy? Perché ha speso poco, è quello punto, è quello. Anche lui spacca. La sua creatività è qualcosa di pazzesco. Lui è partito quindi, cioè lui vede la partenza di qualcosa che... No, però sai cosa, sinceramente. No, però un attimo, io secondo me cambio idea, ma sai perché? Sai perché? Però aspetta, ricordiamoci che è drip or skip. Quindi, allora, art o skip, dicevo Dario. Perché è un vestito, vestito da artista. Cioè per me è un artista, cioè lo vedo qui. Che asa, esatto, fra è un film che metterei su un manichino al MoMA o al Next Tower, al Museum. Però stiamo parlando di drip, capito? Stiamo parlando di drip, questo per me è più drip. Io dico Nico. Ok, allora we back. Siamo finalmente arrivati alla finale. È stato difficile, ma ci siamo. Fate scendere i finalisti. Let's get it. Ma come? Ma quello è... Ma come, bro? Ma in che senso? Who did? God did. Vi ho visto un po' indecisi, raga, quindi sono ad aiutare per l'ultima decisione. Potrei aver accettato un po' di soldi dal vincitore, però... You never know. Let's go, yes sir. Mamma mia, un'onda che è scesa dalle scale, incredibile. Allora, quindi abbiamo detto che decidiamo direttamente quello che noi vorremmo. Per darvi un recap, decideremo direttamente qual è l'outfit che preferiamo e quello con più punti vincerà. Damn. E hard as fuck, però dico Edo. Marni è il mio brand preferito, quindi Edo. Minchia, difficilissimo, raga, però... Sono tutti e tre sicuramente super god did. Devo andare col bro, non mi ricordo i nomi, raga. Però devo andare col bro.
dico una cosa, mi ricordi Justin Bieber, te lo dico subito. Quel cappello spacca, Justin Bieber. Però io devo andare su Edo, veramente, per me è top. Io la risposta mia la so già, ma per il semplice fatto che c'è un fit tra questi, che è proprio la mia roba, cioè, capito? No, ma il fatto è che già soltanto se vedo quelle Jordan 13, con la linguetta così, cioè, capito? Quel Billionaire Boys Club, capito? Fai vedere la maglietta, fai vedere la maglietta. Cioè, capito? È la collezione di Billionaire Boys Club. Sì, bro. Raga, io vado su Dandio senza dubbio. C'è proprio quella roba. Ho in mano la decisione. Mamma mia! Vitto, cosa dici te? Però chi esclude che io voti, Fede? Russo e Nico, raga, scusatemi. Troppi nomi, è difficile per questo giovane. Quindi io voto te, fratello. Sì, e siamo tre pari. Mi dispiace per tutti quanti. Nico, sei arrivato in finale, fratello. Secondo me questa finale è interessante perché è una finale blu, ok? Quindi questo dice tanto, no? Cioè, nel senso che secondo me anche il fattore di vestire sempre black, cioè, ci sta, spacca, però comunque io sono anche, da quest'anno nuovo sono anche proprio per i colori, no? Cioè portare una luce diversa, cioè comunque ragazzi mi danno una luce positiva, mi danno una luce angelica, spaccano, quindi secondo me vince la luce quest'anno, quindi il black secondo me è un po' troppo peso, non so, tutto così black, capito? Quindi io tra voi due, raga, voto Edo, sincero. Voto Edo perché, allora, per quanto tu, bro, sia stra mega swag, Edo proprio è uno stile talmente unico, anche il tuo è unico, però questo proprio non l'ho mai visto, uno stile così non l'ho mai visto come il suo. Cioè proprio il capello, l'occhiale, il dettaglio della trasparenza dell'occhiale, le chain, la Timberland, cioè tutto, bro, crazy. Io ti do un drip e ti do con molto dispiacere da uno skip, bro, ma in realtà sei drippatissimo, fratello, quindi per me Edo. Ragazzi, io confermo la mia scelta di prima, io vado su Dandio, rispetto ovviamente per Edo, ma è più la mia roba. Capito, così si vestiva nel 2000, cioè, ovviamente è rivisitato, eh. È rivisitato, ovviamente. Per me pure è dura, ma Justin Bieber spacchi. Però io devo andare su Edo, perché posso dire che nel tuo fit io vedo clean, vedo poi creatività. E soprattutto, come diceva anche lui, non hai usato il nero, che sai, uno dice non so abbinare, crea uno stile come ragazzo di prima fantastico, però visto il nero puoi usarlo. Te sei andato su dei colori che poi è anche i dettagli, il cappello, gli occhiali, la collana, tutto, e le scarpe Timberland hanno fatto quel tocco, poi il colore diverso di blu è quello che spacca, giuro. Raga, prima di tutto vi dico che siete tutte e due molto più drippate di me, quindi prima di tutto complimenti, raga. Infatti vorrei fare una piccola challenge per farmi scegliere il vincitore. Fatemi sentire un bel God Did, è il più forte, quello che spacca di più per me. Deve vincere. Ok, vai, bro. Damn, bro. Shit. Bro, mi dispiace, ti ho dato il voto prima, però quel God Did era God damn, God Did. Io, brother, come hai detto prima appunto, la ragazza, il nero comunque è un colore che è facile da abbinare, però voi comunque avete spaccato, soprattutto, te, brother, perché comunque, cioè, anche il team era in quel colore lì spaziale. Mai vista in giro, brother, complimenti. Cioè, proprio. Poi cappotto Marni, ciao. Anche tu, brother, spacchi. Però per me a sto giro passa Edo. Raga, è deciso. Io anche dico Edo, non sto a tirarmela per le lunghe. Fit incredibile. Mi spiego. Allora, tu, bro, sei vestito come mi vestivo tipo 2 o 3 anni fa, capito? Quindi c'è una roba che adesso non metterei più. Tu, bro, scambierei il tuo fit adesso, capito? Cioè me lo metterei ora, capito? Cioè me lo metterei ora senza problemi. Poi il drip c'è perché Marni c'è, Shades, you know, le Timberland ci sono. Però comunque ci hai dato anche un classico, moderno, comunque elegante. Questo è un fit da 10, è un fit da vincitore della finalissima del triple skip. Let's go. Allora, adesso premiazione super veloce. Grazie mille, Dandy, spaccato, bro. Hai spaccato un botto, brother. No cap. Allora, da Fresh TV sapete benissimo che quando facciamo questi giochi c'è sempre una premiazione, e in questo caso abbiamo deciso di premiare sia il vincitore che il secondo classificato, che comunque ha portato un outfit incredibile. E quindi grazie mille Scilla Jury per questo gift. Let's go! Apritela pure.
Fate vedere in camera il drip. Yes sir. Yes sir. E in più ovviamente abbiamo anche un drip per i nostri special guest che ci hanno assistito, ci hanno supportato. Di Scilla, quindi ringraziamo Scilla. Grazie mille, grazie. Pure a mio fratello. Avete da che comprare. Con questo ragazzi abbiamo concluso anche questa prima puntata della prima stagione del 2024. Spaccate di like, iniziate subito ad iscrivervi se non siete ancora iscritti, commentate, seguite tutti i nostri giudici, tutti i ragazzi che hanno partecipato. Grazie mille sempre per l'attenzione. Qua da Fresh e da Buebos è tutto. Un bacio. Gang shit. Po po!